Buonasera, sono Resi dell'antica trattoria Piederdos di Gussago. Questa sera vi illustrerò la ricetta delle crocchette di baccalà. Gli ingredienti sono stocca fisso ammollato, pane grattugiato, prezzemolo, uova e passata di pomodoro, un pizzico di peperoncino e della salvia fritta. Dopo aver tritato tutti gli ingredienti, prezzemolo, baccalà, aver aggiunto il pepe, un po' di pan grattato e l'uovo, si formano delle palline che vengono buttate nell'uovo sbattuto e impanate col pan. Le tuffiamo in friggitrice con olio ben caldo e le facciamo friggere finché diventano croccanti e colorite. Ecco le crocchette pronte, mescoliamo un attimo su della carta assorbente e andiamo a impiattare. Mettiamo nel piatto della salsa di pomodoro che abbiamo preparato, impiattiamo le nostre crocchette, le decoriamo con la salvia fritta. Ecco che il piatto è pronto, buon appetito da Resi dell'antica trattoria Piederdos di Gussago.